ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Arriva il rosso semaforico anche nel comune di Roseto, dopo Tortoreto, Giulianova e Silvi, approvato dall'amministrazione rosetana l'atto di indirizzo che prevede l'installazione del famelico T-RED sul territorio comunale. Scelto il semaforo che verrà tenuto sotto controllo dall'occhio elettronico che immortalerà gli automobilisti indisciplinati. Si trova nella zona sud della città, immediatamente a ridosso delle industrie Rolli, all'incrocio tra la statale Adriatica e l'innesto con la strada per Santa Petronilla. È un punto strategico perché qui spesso capita che gli automobilisti non rispettino il segnale rosso del semaforo. Con la società che fornirà la struttura, ovvero il T-RED, c'è già l'accordo che prevede un investimento da parte del comune di circa 3.800 euro al mese per la sistemazione dell'occhio elettronico sia sulla corsia sud sia su quella opposta, come a Giulianova e negli altri centri della provincia di Teramo. Non ci sarà dunque un pagamento da parte dell'ente con la formula salvo buon fine. L'accordo prevede una durata di 6 mesi con possibilità di un prolungamento dell'azione del T-RED anche successivamente. Sui tempi di sistemazione dell'impianto il comune vuole fare in fretta, vorrebbe che il T-RED entri in azione già a partire dalla metà di luglio. La durata dell'arancione sarà tra i 4 e i 5 secondi. È consigliabile fermarsi all'arancione, ma in caso di superamento non scatterà la multa.